Cancelli chiusi questa mattina all'IAS, l'impianto biologico consortile De Priolo, è andata in scena la programmata manifestazione di protesta dei lavoratori che chiedono con insistenza una prospettiva futura e chiarimenti sull'operatività dell'impianto. Al fianco dei dipendenti dell'IAS, i sindaci dell'area industriale siracusana. Noi siamo qui, come al solito, i sindaci del territorio, a testimoniare con la nostra presenza la nostra assoluta disponibilità. Stasera alle 18 c'è un consiglio comunale a Priolo, con unico argomento all'ordine del giorno, situazioni AS. Abbiamo sempre dato segni di grandissima responsabilità, non ci siamo mai impiccati a un'idea di governance, abbiamo detto e siamo disponibili a discutere con l'azionista di maggioranza, cioè l'IRSAP, la Regione e i deputati, che non mi pare siano presenti. Il 31 dicembre si va per la seconda scadenza, perché ci avevano promesso l'anno scorso, quando abbiamo fatto i viaggi della speranza a Palermo con l'assessore Lalobello, assieme c'era anche il sindaco di Priolo Antonello, ci hanno detto che con una proroga che scadeva a giugno avevano risolto il problema. È passato giugno, c'è stata la seconda proroga, stiamo per arrivare a dicembre e la cosa è preoccupante. Qui però siamo di fronte, come diceva prima un sindaco che mi ha preceduto, anche a una questione anche di possibile disastro ambientale nel caso in cui si fermi questo impianto, addirittura le eventuali manutenzioni non vengono effettuate come dovrebbero essere previste. Ci sono degli operai ovviamente che recriminano la loro condizione lavorativa e che vogliono chiarezza. Ci sono i territori, noi voglio ricordare che i tre comuni interessati smaltiamo anche i nostri reflui. In parte il comune di Siracusa anche smaltisce dei reflui all'IAS. Vogliamo capire dove si sta andando e verso cosa si sta andando. Lo sciopero è stato programmato dalle organizzazioni sindacali di categoria, che hanno sottolineato il senso della manifestazione. Sì, sarebbe una situazione apocalittica, a dir poco, per non dire drammatica veramente, perché questo impianto non funziona, si ferma tutta l'area industriale, e se si ferma l'area industriale diventano problemi seri per tutto il territorio. Quindi non è un problema che riguarda solo i lavoratori AS, ma riguarda il territorio complessivamente. Perché è a rischio non solo il futuro della zona industriale, perché come si è detto questo è un impianto strategico, è il fegato, diciamo, immaginando che sia l'organo di questo corpo così delicato, che vive di rifiuti che devono essere smaltiti, di reflui che devono essere trattati. I lavoratori sono preoccupati anche per il loro futuro. La manutenzione ordinaria certamente non manca, però adesso questo impianto, che ormai è in piedi da oltre un trentennio, ha bisogno di interventi strutturali forti e pesanti, e nessuno vuole fare. E la cosa più triste di questa vicenda è che i lavoratori, insieme alle organizzazioni sindacali, ormai da tempo stanno denunciando questo grossissimo rischio per tutto quanto il territorio, però la classe politica di questo territorio si sta rivelando veramente distratta, e quando si parla di IAS pensa solamente a posto in consiglio di amministrazione, se non alla presidenza.